stiamo correndo, come il mondo sta correndo. Questa città ormai è priva di qualsiasi cosa, è priva della giunta regionale, se ne sono andati. È andato via anche il Presidente della Repubblica, sotto elezioni va 4 giorni dalla Merkel. E anche il Papa non ce l'ha più fatta, è incredibile. E allora è finita per questa gente, è finita. Non hanno ancora capito che cosa gli sta arrivando. Non hanno capito. Arrendetevi, siete circondati. Arrendetevi, siete invisibili. Devono andare tutti a casa. Una rivoluzione democratica, non violenta, che sradica i poteri, che rovescia le piramidi, il cittadino che si fa Stato ed entra in Parlamento in soli 3 anni. Abbiamo capito che eravamo noi quella porta chiusa, che le parole guerriere erano da tempo dentro di noi, ma non volevano venire fuori, pensavamo di essere soli e invece eravamo una moltitudine. Ci siamo finalmente riconosciuti uno nell'altro e abbiamo condiviso queste parole guerriere. E sono diventate delle armi potenti che abbiamo usato per cambiare tutto. Siamo diventati consapevoli della realtà. Sappiamo che possiamo contare solo sulle nostre forze. Che il paese è in macerie, lo sappiamo. E per quello che ci aspetta sarà un periodo molto difficile. Ci saranno tensioni, problemi, conflitti. Ma la via è tracciata. L'abbiamo trovata finalmente questa via. E ci porta verso un futuro. Un futuro forse più povero. Ma vero, concreto, solidale e felice. E c'è una nuova Italia che ci aspetta. E sarà bellissimo farne parte. Ho le lacrime agli occhi, ho avuto. È stato senza parole. Perché? Cosa hai sentito? Perché questa manifestazione è un sogno che si realizza. Grillo sta permettendo di tornare a vivere, di tornare a respirare. Dopo tutti questi anni in cui ci siamo sentiti oppressi da questa politica che ha pensato solo ai suoi interessi e non a quelli di noi cittadini. Adesso basta. Loro sono finiti e noi siamo dentro e cambierà, tutto cambierà, sarà tutto diverso. Ho provato parole nuove, come i discorsi che aveva fatto Mandela, come i discorsi che aveva fatto Martin Luther King. Ha parlato di speranza, ha parlato di motivazione, ha parlato di dignità, ha parlato di identità di un popolo. Non ce la facciamo più. 50 anni. No, non ho capito, gli faccio i cortei in che senso? Faccio il venditore abusivo clandestino nei cortei. Hai capito? Perché non lo posso fare normalmente, mi tocca farlo nei cortei. Perché fuori dai cortei ti arresta la polizia come se fosse uno spacciatore. 52 anni, 3 anni senza un cazzo di lavoro decente. Camionista. Hai capito? Dopo di Grillo? Certo. Non sai cosa rimane dopo Grillo? I morti in piazza. Io ero qua il 15 di ottobre. Dopo Grillo ci sono i morti in piazza, mi sentono andare tutti. Se ci rimangono solo i morti in piazza e voi siete responsabili se non ne andate via. Tutti siamo responsabili. Ciao. Manca mezz'ora alla chiusura dei seggi e siamo nel quartier generale del PDL, Via dell'Umiltà. Come vedete è pieno di televisioni che hanno qui il loro camion regia per seguire la diretta. Sono le 15, sono appena chiuse le urne e tra pochi istanti saranno disponibili i primi instant poll. Qui alla sede del PD c'è grande fermento. Il presidente Mario Monti non è ancora arrivato qui al suo comitato elettorale, seguirà lo scrutinio dalla sua stanza al di là di quella porta, l'accesso è riservato soltanto al suo staff. Questa intanto è la sala stampa ed è affollatissima. Come inizia? Un pronostico? Non so, mi pare adesso... Siamo nervosi? Buongiorno. Preoccupati? Buongiorno.
Sono le 3.02, sono appena usciti i primi instant poll di Sky alla Camera, che danno la coalizione PD Sella al 34,5%, mentre il PDL Lega al 29%. Secondo l'istituto Tecne, il Movimento 5 Stelle è al 19%. Sono convinto che la sorpresa l'avremo al Senato, in Lombardia e nel Veneto, nella campagna in Sicilia e in Puglia. Punto. Ecco, sono usciti gli instant poll sulla Camera dei Deputati, il centro-sinistra va dal 35 al 37%, è in testa nettamente il PD. Le prime indicazioni dei risultati elettorali indicano che il Partito Democratico e il centro-sinistra hanno ottenuto il maggior numero di voti da parte degli italiani. Siamo contenti, i primi instant poll stanno andando bene. Sì, certo. Primo partito. Beh, lo sapevamo, no? Se i sondaggi sono confermati, abbiamo la fine di Berlusconi. Abbiamo un centrosinistra molto alto. La cosa più importante per la stampa tedesca è la stabilità. E se Bersani con Monti insieme riesce a formare un governo maggioranza stabile, tutto va bene. Sono le 16.15, sono arrivate le prime proiezioni del Senato, con Monti per l'Italia 9,6%. Quindi ce la fate? Sì, dovremmo farcela. Alla Camera invece si rischia, la coalizione potrebbe non arrivare al 10% secondo i primi stampoli. Però sì, da vedere, però comunque in ogni caso noi pensiamo che come Scelta Civica saremo presenti con un certo numero di parlamentari, perché l'importante è passare 4. Attenzione, sono uscite le prime proiezioni. Movimento 5 Stelle, primo partito, 25%, 25.1%. E il centrodestra sembrerebbe essere in vantaggio col 31%, mentre il centrosinistra si ferma al 29.5%. Si ribaltano gli equilibri appena disegnati. Che succede? È sconvolgente. Un disastro. Sono le 17.30, la terza proiezione al Senato da Scelta Civica con Monti all'8,4%, è un po' scesa però è ancora al di sopra della soglia di sbarramento. Alle 4.28 Quagliarella aveva detto: se dati confermati abbiamo perso le elezioni, ma risponde adesso che sembra sia cambiato tutto. Cicchitto infatti un'ora dopo dice: tutto da verificare ma molto bene il PDL. Il PDL era andato sotto la soglia, ben sotto la soglia secondo i sondaggi del 20%, ebbene sarebbe questa un'autentica vera rimonta portata avanti da Silvio Berlusconi. Il vero miracolo compiuto da Silvio Berlusconi e dal PDL con un raddoppio dei dati dai quali si era partiti all'inizio di questa campagna elettorale. La Lombardia. Si soffre, ma guarda tu. Ma i dirigenti del partito si sono dileguati? Non lo so, io. Sì, penso anch'io. Ah, ecco, stanno al piano di sopra, pensierosi. Io non riesco a portare nessuno in diretta. Rai News 24 non riesce a trovare un dirigente del partito a portare in diretta. Esatto. Sono arrivati da poco i dati del Movimento 5 Stelle, primo partito, spread, BTP Bund risale dopo le proiezioni. Il problema è che se Grillo prende il 25 al Senato, alla Camera, dove votano tutti quelli tra i 18 e i 25, 18, quanto 18, prende? Il 30? Che dice di queste proiezioni, Fassina? Sono netto controtendenza rispetto ai primi instant poll? Si presenta un problema molto serio per l'Italia, uno scenario come quello che lasciano intravedere le proiezioni determinerebbe non pochi problemi. Sono dati che raccontano un'Italia ingovernabile, se è così. Bisogna tornare alle urne. Beh, così non c'è una maggioranza.